Buongiorno da Trading Floor, Piazza Affari è entrata nel vivo della stagione delle trimestrali. Con l'analisi tecnica di oggi andremo dunque a vedere due società attese alla prova dei conti al 30 settembre scorso. Nei prossimi giorni si tratta di Azimut ed Enel, due società dal quadro grafico interessante dal punto di vista ribassista. Partiamo come ogni mattina con il FTSE MIB. Attenzione all'apertura in calo dell'indice italiano dopo la debole seduta di ieri, con l'indice che ha chiuso in sostanziale parità dopo però aver aggiornato nuovi massimi di periodo. L'indice tricolore appare in una fase riflessiva, non genera volatilità in direzione del trend e per la seduta odierna da monitorare la tenuta dei supporti ex resistenze statiche in area 22.860 punti, la cui rottura avvenuta pochi minuti fa rimane però da confermare in chiusura. Per operatività in moderato ribasso, un certificato a leva short con codice identificativo DE000HV4A2T7 con scadenza il 19 ottobre 2018 per strutturare operazioni short che avrebbero come punto d'ingresso un ritorno in area 22.860 punti, stop posizionato a 22.009 e primo target a 22.700 punti. Scopri certificate leva fissa, long o short di Unicredit su www.investimenti.unicredit.it. Passiamo ad Azimut con un quadro tecnico in deterioramento dopo che ieri il titolo ha completato il pullback degli ex supporti statici in area 17,5 euro. Da monitorare dunque la conferma della rottura dei minimi registrati ieri, in quanto il titolo potrebbe accelerare nelle prossime sedute a ribasso in direzione dei 17 euro e successivi target ribassisti individuati in prima battuta a 16,50 e successivamente sui minimi del 19 ottobre a 16,60. Per operatività con un covered warrant put con strike 6 euro, scadenza 15 marzo 2018, codice ISIN IT00052627 01. Scopri cover warrant con le put di Unicredit su www.investimenti.unicredit.it. Passiamo ad Enel, che ieri ha chiuso segnando nuovi massimi year to date a 5,44 euro, disegnando però sul daily chart un pattern grafico quale il shooting star, che solitamente porta a un ritracciamento e talvolta ad un'inversione del trend principale. Importante dunque la seduta odierna, poiché il pattern candlestick appena descritto necessiterebbe di conferma in chiusura di oggi al di sotto dell'apertura della seduta di ieri. Per un'operatività di breve periodo, seguendo le indicazioni appena dettate, è possibile prendere posizione con un leva fissa 3, codice identificativo DE000HV4B312 con scadenza 19 ottobre 2018. Scopri gli strumenti di trading di Unicredit su www.investimenti.unicredit.it o chiama il numero verde 800 01 1122.